L'imperatore, così dicono, ha inviato a te, al singolo, all'umilissimo, al suddito, alla minuscola ombra sperduta nel più remoto cantuccio di fronte al sole imperiale, proprio a te, l'imperatore dal suo letto di morte, ha mandato un messaggio. Ha fatto inginocchiare il messaggero accanto al letto e gli ha bisbigliato il messaggio nell'orecchio. Tanto gli stavi a cuore che se l'è fatto ripetere sempre nell'orecchio il messaggio. Con un cenno del capo gli ha confermato l'esattezza. E dinanzi a tutti coloro che erano accorsi per assistere al suo trapasso, tutte le pareti che ingombrano sono abbattute, sulle scalinate che si ergono in larghezza e in altezza stanno in cerchio i grandi dell'impero, dinanzi a tutti questi, ha congedato il messaggero. Il messaggero si è messo subito in cammino, un uomo robusto, instancabile, stendendo a volte un braccio, a volte l'altro, fende la moltitudine. Se incontra resistenza fisica, indica il petto dove c'è il segno del sole e gli avanza facilmente come nessuno. Ma la moltitudine è enorme, le sue abitazioni non finiscono mai. Come volerebbe, se potesse arrivare in aperta campagna e presto, udresti il meraviglioso bussare dei suoi pugni al tuo uscio. Invece si affatica quasi senza scopo. Si dibatte ancora lungo gli appartamenti del palazzo interno. Non li supererà mai. E se anche ci riuscisse, nulla sarebbe ancora raggiunto. Dovrebbe lottare per scendere le scale. E se anche ci riuscisse, nulla sarebbe ancora raggiunto. Bisognerebbe attraversare i cortili e dopo i cortili il secondo palazzo, che racchiude il primo, altre scale, altri cortili e un altro palazzo. E così via per millenni. E se anche riuscisse a sbucare fuori dal portone più esterno, ma questo non potrà mai, mai accadere, si troverebbe ancora davanti la capitale, il centro del mondo, ricoperta di tutti i suoi rifiuti. Nessuno può uscire fuori, tantomeno col messaggio di un morto. Tu però seduto alla tua finestra, lo aspetti quando scende la sera.